Una buona giornata, ben ritrovati a tutti voi, come sempre in pole position per parlare di eccellenza nell'imprenditoria italiana. Oggi ci avviciniamo al mondo della calzatura, che è così importante e così strategica per l'industria italiana, questo comparto storico veramente al top per quanto riguarda l'Italia. Lo facciamo con la Garsport, un'azienda che ha sede a Volpago del Montello in provincia di Treviso, e ci è venuto a trovare Luca Feltrin. Buongiorno. Buongiorno. È un'azienda che nasce nel 1972? Sì, nasce nel 1972 per volontà dei signori Garbuio Diego e Gabriella Favotto, artigiani calzaturieri da sempre, che decidono di intraprendere questa avventura ed aprire un laboratorio di produzione conto terzi per calzature da montagna, certo. Il freddo. Calzature tecniche, sì, si può dire. Sì, sì. È cambiata la tipologia di calzature in questi anni? Beh, ovviamente dalla sua fondazione nel corso di decenni l'esigenza del mercato si è evoluta parecchio e l'azienda si è poi specializzata nelle produzioni di calzature più tecniche per la montagna e per l'outdoor, fino ad arrivare ai giorni nostri con la produzione anche di una linea specifica di calzature di sicurezza per il lavoro. Certo. Prodotti oggi che come si possono definire? Ma sono prodotti ovviamente dall'elevato contenuto tecnico, e sono prodotti validi per quanto riguarda l'antifortunistica per diverse tipologie di utilizzo a seconda delle esigenze e di quello che le normative impongono, e mentre per quanto riguarda l'ambito del trekking e del tempo libero, chiaramente si va dalla calzatura per tutti i giorni a quella più tecnica per certo. Gli utilizzatori più esigenti. Ecco, Feltrin, come viene distribuito poi il vostro prodotto? Allora, per quanto riguarda il nostro paese, abbiamo delle linee, delle reti di vendita specializzate che appunto coprono in modo capillare la distribuzione dei nostri prodotti sia nel comparto antinfortunistica che nel comparto trekking, calzaturiero, calzatura sportiva. Sono negozi di articoli sportivi? Sì, ci sono anche i negozi di articoli sportivi, ma sono presenti anche gli empori tradizionali della calzatura, come pure le varie rivendite edili o negozi di ferramenta o negozi di articoli da lavoro in genere. Chiaro, chiaro. Quali sono i vantaggi, o chiamiamoli così, punti di forza della Garsport? Tra i nostri punti di forza, quello principale è sicuramente la possibilità di offrire un prodotto ampio e quindi molto tecnico e specializzato. Possiamo avere diverse tipologie di costruzione della calzatura, ma al tempo stesso l'altro importante vantaggio è quello che, come poche altre aziende fanno, riusciamo a fornire un prodotto sia per la sicurezza che per il tempo libero. Quindi certo. Abbiniamo due, diciamo, segmenti di prodotto completamente diversi, ma che in alcuni casi possono tranquillamente coesistere. Certo, certamente. Avete fatto una fiera molto importante recentemente? Sì, nell'ambito della antinfortunistica abbiamo recentemente concluso la fiera A+A a Düsseldorf, appuntamento con cadenza biennale che ci vede sempre espositori, vista l'importanza dell'evento e del numero di contatti che riusciamo a colpire e ovviamente a servire. A sviluppare, va bene. Ringrazio allora Luca Feltrin, Garsport, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Domani mattina noi siamo ancora una volta con un ospite, ancora una volta con un protagonista dell'imprenditoria italiana, come oggi lo è stato Garsport. Cambieremo argomento naturalmente, ma sarà sempre un punto di eccellenza per quanto riguarda l'industria italiana. Domani mattina puntuale alle 7 in pole position.